Buongiorno, oggi vi voglio parlare di un cavriaghese che ha ricevuto una onorificenza davvero particolare, l'onorificenza di Giusto tra le Nazioni e si tratta di Don Enzo Bonibaldoni che qui vedete seduto alla sinistra del vescovo, nostro concittadino. Don Enzo Bonibaldoni, lo conosceremo attraverso una bella biografia che ha scritto, per lui, il nostro Antonio Zambonelli. Don Enzo era nato il 24 settembre 1906 in questa casa di via Rivasi. La foto è molto vecchia e sfocata, però vi faccio notare, la casa natale di Don Enzo è quella la seconda, dopo quella in primo piano, che invece era la storica osteria del Leone. Dunque Don Enzo è nato a San Nicolò, è nato in una parrocchia famosa per essere soprannominata dai cavrieghesi il Vaticano, perché qui a San Nicolò aveva naturalmente avuto il maggior impulso il movimento cattolico, in contrapposizione alla parrocchia di Sant'Erenziano dove predominava la presenza socialista. Certamente l'ambiente, soprattutto familiare, ha avuto un peso notevole nella formazione del piccolo Enzo e lo ha sicuramente influenzato nella sua scelta di farsi sacerdote. Divenuto prete nel 1931, Don Enzo ha celebrato la sua prima messa proprio a Cavriago e nella chiesa di San Nicolò. Con Cavriago, il paese natale, Don Enzo ha sempre conservato un rapporto affettivo molto intenso, anche quando si sarebbe trasferito come parroco altrove. E questo legame speciale con il suo paese si evidenzia anche nelle sirudelle, che sono filastrocche in dialetto, che Don Enzo amava comporre su diversi temi. Sirudelle come quella della quale vi leggerò ora alcuni versi, nella quale si tratta di un tema particolare, la disaffezione dei cavriaghesi verso la Chiesa. Ma a proposito di questa disaffezione, il parere di Don Enzo era diverso dalla maggioranza degli opinionisti, diciamo. Lui pensava che la causa non fosse da attribuirsi ai cavriaghesi e ascoltate perché. Corre fama che in Tlarsan, e men so da quant tem sia, che la gente zantrisian alla Chiesa è vaghe mea. E coschi perché inginta senza un'ombra di religione, tutta roba ledra e finta, senza proprio niente buon. Mo' me invece che sta svein e che i cosi ai so da veira, a pos dir che me gnos ben e che cost le brisa veira. Se la ginta a cala steva, l'era colpa a dir la cera, ed la cesa la pareva una vera caponera. Tant che il parroco Don Bosan la capì il perché della cosa e a justerla la mise man lavorando senza posa. E adessa che l'impresa le riveda alla so fin, che salte fora na cesa, digna è d'lu e di quariaghin. Dunque, secondo Don Enzo, la responsabilità di questa disaffezione stava nella chiesa che si era trasformata in una caponera, con un termine dialettale che indica una casa poco accogliente. E diciamo che questo spirito ironico che trapela dalle sirudelle di Don Enzo e anche questo amore per la poesia è stato poi ereditato dal nipote, il nostro Domenico Bonibaldoni. Don Enzo diventò poi parroco in un paesino, Quara, nel nostro Appennino, nel comune di Toano, dove è rimasto fino al dicembre 1945. Dandovi questa data, vi faccio capire subito che si trattava di anni difficili. Sono gli anni della guerra, ma anche gli anni della resistenza, della guerra di liberazione, anni nei quali si prospettavano tanti problemi, tante difficoltà,
anche per i parroci come Don Enzo, che avevano scelto di non sostenere il regime, ma di dedicarsi totalmente al sostegno della popolazione, diciamo assumendosi in pieno quella che era la loro funzione autentica di pastori della loro gente. Ed è stato soprattutto in quegli anni, gli anni delle rappresaglie durante la Resistenza, gli anni delle persecuzioni nei confronti del popolo più perseguitato di tutti, cioè gli ebrei, che Don Enzo si è veramente speso totalmente. Questo lo aveva già fatto fin dall'entrata in guerra dell'Italia nel 1940. Il suo atteggiamento già allora si era discostato da quello della maggioranza dei parroci e ce lo dimostrano gli appunti che prendeva prima di pronunciare le sue omelie. In questi appunti, che sono abbastanza illeggibili, ma sono la prova del messaggio che Don Enzo in realtà trasmetteva con le sue omelie, al termine delle quali invitava sempre i fedeli alla preghiera, a pregare per gli esuli, a pregare per i dispersi, a dare conforto ai prigionieri. Concludeva sempre con un appello che conteneva le parole pace con giustizia, ma non aggiungeva mai la frase che invece gli altri parroci pronunciavano insieme, quindi alla vittoria con le nostre armi. Ecco, questa frase Don Enzo non la pronunciava mai ed è una differenza davvero non da poco, direi. Accadeva in quel periodo che molti ex prigionieri fuggissero e cercassero la salvezza proprio tra le nostre montagne. E Don Enzo accoglieva tutti, accoglieva a braccia aperte in particolare gli ebrei, dicevamo, i più perseguitati. E questo accadeva anche nelle zone dell'Appennino, dove i partigiani avevano già liberato molti territori, però si verificavano altrettanto spesso rappresaglie feroci che portavano non di rado a stragi, eccidi, basta pensare alla strage di Cervarolo. L'attività quindi di protezione della popolazione si faceva particolarmente rischiosa anche per Don Enzo, che però non rinunciò mai, anzi era spesso in contatto con i comandanti partigiani sia del Reggiano che del Modenese e veniva definito partigiano egli pure tra i partigiani. Diceva: se è desiderio del Signore che io muoia per far del bene degli esseri umani, sia fatta la volontà del Signore. Questa è la frase che pronunciò anche nei confronti di Leone Padua, un ebreo che lui aveva salvato, ma che poi, ringraziandolo, lo aveva anche invitato ad essere più cauto, a tutelarsi maggiormente. E Don Enzo ha aiutato molte famiglie ebree. Io prima vi ho fatto il nome della famiglia a Padua. Ebbene, alla sua tavola è stato seduto anche spesso un altro Padua, il professor Lazzaro Padua, docente di greco e latino del liceo classico, professore che io mi onoro di aver avuto come docente nei miei anni di liceo. E fu salvata anche da Don Enzo un'intera famiglia di ebrei milanesi che si chiamavano Modena e avevano un bimbo di 10 anni allora, Bruno Modena, che ha conservato nella sua memoria i ricordi intensi di quei giorni. Tanto che 50 anni dopo è stato proprio Bruno Modena a farsi promotore del riconoscimento a Don Enzo Bonibaldoni di questa onorificenza che vi nominavo all'inizio di Giusto tra le nazioni. Certo, un riconoscimento post mortem, ma comunque dovuto. Il riconoscimento Giusto tra le nazioni è stato istituito nel 1953 dal Parlamento israeliano proprio per ricordare e commemorare i 6 milioni di ebrei assassinati. Ed è stato così che a Cavriago, il 14 ottobre 2001, in una affollata sala del Consiglio, si è celebrata questa cerimonia di consegna dell'attestato. Vi faccio vedere il dépliant che conteneva l'invito a presenziare alla cerimonia e anche vi faccio vedere il volumetto, il quaderno di storia locale
dedicato a Don Enzo, che contiene i discorsi e le testimonianze pronunciati in quella occasione nella sala del consiglio. Dicevamo appunto che in quell'occasione fu consegnata alla famiglia Bonibaldoni la medaglia insieme all'attestato. E vi faccio vedere la fotografia nella quale il nipote Domenico Bonibaldoni ha ricevuto queste gradite attestazioni in ricordo di Don Enzo. Ebbene, l'attestato di Giusto tra le Nazioni reca la firma di un prestigioso istituto, Yad Vashem di Gerusalemme. Perché, così recita l'attestato, Don Enzo fu tra i giusti che rischiarono disinteressatamente la vita per sottrarre gli ebrei allo sterminio. E il suo nome è stato poi inciso sul muro in onore dei giusti che si trova a Gerusalemme. In quell'occasione del conferimento della medaglia, Bruno Modena, che era estremamente commosso quel giorno, ha voluto portare la sua testimonianza, ricordando che Don Enzo aveva salvato letteralmente la sua famiglia in almeno tre occasioni e raccontò in particolare una di queste occasioni che si verificò durante un rastrellamento. I rastrellamenti erano abbastanza frequenti e accadeva che la popolazione si affidasse un po' al caso nella fuga e nella speranza della salvezza, sperando di prendere la direzione giusta di fuga. Non fu così quella volta, perché a un certo punto la famiglia Modena, sempre sostenuta da Don Enzo, si ritrovò in trappola, diciamo così, quasi circondata. E a quel punto Don Enzo si fece dare una camicia bianca, la innalzò e poi si alzò, uscì dal nascondiglio dove si erano riparati e andò a parlamentare con i tedeschi, con i soldati tedeschi, mentre la famiglia Modena se ne stava rintanata, terrorizzata, chiedendosi cosa mai stesse dicendo i tedeschi. Che cosa disse? Glielo rivelò poi successivamente alla avvenuta liberazione, perché li lasciarono andare incolumi i tedeschi. Don Enzo aveva semplicemente detto ai tedeschi: guardate, qui siamo in una zona liberata e protetta, tutelata dai partigiani. Quando voi venite ad effettuare questi rastrellamenti, se noi, gente del posto, rimanessimo in casa nostra, i partigiani penserebbero che noi siamo dei collaborazionisti e quindi dobbiamo per forza uscire di casa e fingere di scappare. Sta di fatto che questa storia funzionò e la famiglia Modena si salvò come anche in altre occasioni. Anche Domenico parlò in quella occasione in sala del consiglio e parlò come nipote più che altro, per ricordare con grande affetto questo zio che era veramente, dice Domenico, la guida morale di tutta la famiglia. E anche Domenico raccontò un aneddoto che si riferiva a un suo cugino, il quale un giorno aveva rimproverato Don Enzo per uno schiaffo ricevuto, l'unico in tutta la vita che Don Enzo avesse mai dato. E allora lui dice: ma come mai mi hai schiaffeggiato e schiaffeggiato proprio me? E la risposta di Don Enzo era stata: perché io ti ho voluto più bene che agli altri. E a quel punto, dice Domenico, noi abbiamo rimpianto di non essere stati al suo posto. Ebbene, dovete sapere che il comune di Cavriago ha anche poi deciso di dedicare a Don Enzo un parco pubblico. Il parco si trova in Piazza Mazzini a San Nicolò. Ci sono altri luoghi nella toponomastica italiana che recano il nome di Don Enzo. Uno si trova a Reggio, al Parco Ottavi, si tratta sempre di parchi o di aree verdi. Un altro si trova a Sarmato di Piacenza e ancora a Roma addirittura, un altro luogo. Poi ci sono due targhe a ricordarlo, una a Quara, dove è stato parroco per tantissimi anni, l'altra a San Bartolomeo, dove diciamo così è stato parroco nell'ultima parte della sua vita Don Enzo, a due passi dalla sua amata Cavriago. Inoltre Domenico ci ha ricordato anche una occasione particolare nel 2018, ci fu un Giro d'Italia davvero speciale, perché quella volta il Giro d'Italia partì da Gerusalemme ed era dedicato ai giusti. Le tappe del Giro d'Italia recavano ognuna il nome di un giusto tra le nazioni. Tra l'altro c'era anche la tappa Gino Bartali. E allora in quell'anno, in quell'occasione, la WISP di Reggio
promosse questo raduno ciclistico che partiva da Quara e dopo 60 km giungeva, arrivava proprio a San Nicolò, al parco Don Enzo Bonibaldoni. Il 12 maggio 1972 Don Enzo concludeva la sua ultima battaglia contro un male che lo aveva fatto lungamente soffrire. E io vi vorrei lasciare con le parole pronunciate da Monsignor Marmiroli, che lo definiva così: un bravissimo prete, tutto dedito alla sua missione, animatore dei gruppi giovanili, pronto al lavoro, interessato, volonteroso, senza fronzoli. Un prete che ha lavorato bene e ha lasciato nostalgia del suo operato. Posso dire che era un cavriaghese. Grazie.